peccato, peccato, perché le cose da correggere su questo decreto erano tante. Decreto che mi consenta di chiamarlo decreto marchette, perché non si può, Presidente, chi ha il dovere, l'onore di risiedere in quella situazione, che è il governo, dovrebbe avere la lungimiranza politica, dovrebbe effettivamente risolvere i problemi dei cittadini. E invece no, ha utilizzato questo sistema per fare campagna elettorale. Aspetta, mi sono trovato 800 milioni a fine anno, cosa faccio? Aspetta, ne do 50 milioni qua, ne do 10 là, ne do 100 a destra, ne do 100 a sinistra. Non va bene, non è un governo serio chi applica questo sistema. Hai 800 milioni, ok, risolvi un problema serio come è il problema degli esodati. E invece no, cosa ha fatto? Anche addirittura rubato, uso il termine vero, rubato 400 milioni che era sul fondo degli esodati. Comune di Reggio Calabria ha già preso i fondi, perché ha preso l'anticipazione per il pagamento dei debiti, così come tanti altri comuni. Ma perché solo a Reggio Calabria gli si dice no, guarda, non me li devi più restituire? È una discriminazione questa!